punto di partenza, povertà. Io da molto tempo sto lavorando, sono impegnato sulla messa in discussione invece del concetto di povertà, perché mi lascia molto insoddisfatto quello che viene utilizzato, ma sto parlando non del concetto di povertà accademico, sto parlando del concetto di povertà che vedo fra chi opera sul campo. E credo che una parte dei problemi degli interventi sul campo derivano anche da questo. Per cambiare il nostro, vi dico subito, diciamo, la provocazione di stasera è: San Francesco non era povero. Questo è, diciamo, vi dico subito, l'assassino, diciamo, della storia. San Francesco non era povero. Allora, per rivedere completamente che cosa pensiamo della povertà, perché è un'idea che ci abbiamo tutti quanti dentro, io suggerisco di fare un ragionamento che vi sembrerà un po' astratto, lo so, però è necessario, perché ha dei risvolti pratici molto importanti, che riguardano proprio le cose che facciamo con la gente nei villaggi. Quindi è importante per un attimo fare uno sforzo e lavorare tutti quanti a un livello, diciamo, che sia strettamente pratico. Il punto di partenza che vi propongo sono le merci. Tutta la cooperazione si fonda sulle merci. E la relazione su cui ragionare stasera è quella tra le persone concrete, reali, e le merci. Questo riguarda anche problemi come il bisogno, come la povertà, lo sviluppo. Tutto, secondo me, si basa sui rapporti fra persone e merci. Se capiamo bene questa relazione nel mondo contemporaneo concreto, si capiscono molte cose. Quindi bisogna fare un attimo un ragionamento di questo tipo qua. Che cosa dice l'economia tradizionale che ci abbiamo tutti dentro e da cui non riusciamo a liberarci? Su questo Sergio ha ragione, dice decolonizzare l'immaginario. Qua si tratta di fare un po' una violenza, diciamo, all'idea che ci abbiamo tradizionalmente tutti quanti quando pensiamo a un povero. Quando pensiamo a un povero, allora San Francesco dice: faccio la scelta di vivere in povertà, e dice: rinuncio ai beni. Per cui per noi un povero è uno che non ha beni. Si può dire anche in un altro modo più moderno, cioè non ha reddito, ma è la stessa cosa. Io qua vi segno per memoria reddito, perché una cosa importante da valutare dopo anche è che non c'è differenza tra considerare povero uno che non c'ha merci, cioè non c'ha per esempio da mangiare o non c'ha da vestirsi o non c'ha una casa decente, qualsiasi cosa immaginate, oppure non avere reddito, è la stessa cosa. Vi invito a riflettere su cosa è veramente il reddito. Questo lo dico sempre per motivi molto pratici, perché si parla adesso, per esempio, di lottare contro la povertà in Europa, in Italia, con il reddito minimo. Stiamo dando le merci alle persone. Il reddito non sono altro che merci moltiplicate per il loro prezzo. Il reddito è un pacchetto di merci generico, è un paniere di merci generico che diamo a una persona o che una persona guadagna. Dare un reddito minimo a qualcuno significa dargli un potere d'acquisto su un paniere di merci generico. Lui si sceglie quali. Quando gli dai 500 euro al mese perché è povero, gli stai dando un paniere di 500 euro di merci. Non stai specificando quale merci, però in realtà gli stiamo dando le merci. Stiamo, quindi, anche quelli che sono radicali, estremisti e propongono il reddito minimo per tutti, stanno pensando alla povertà come, quando pensiamo a San Francesco, come una mancanza di merci da colmare con un'iniezione di reddito, cioè dando a tutti quanti un paniere di merci minimo. D'accordo? Quindi è la stessa concezione, da San Francesco fino ai centri sociali, passando per la legge Turco e tante altre cose. La povertà è la mancanza di merci, la mancanza di merci è mancanza di reddito,
le misure che non soltanto da noi, ma in Svezia, in Norvegia, in Inghilterra, per la maggior parte prendono contro la povertà, sono sussidi monetari. Perché la concezione della povertà che prevale è quella del reddito. Tutto questo però, vedete, è un ragionamento, secondo me, assolutamente economicista. Perché le persone non ci sono nel ragionamento. Ci sono soltanto le merci che devono essere sufficienti a soddisfare certi bisogni. Il problema che l'economia non affronta per niente e crea qui tutti i problemi che poi discuteremo è che relazione c'è tra le persone e le merci. Perché se noi analizzassimo anche per un'ora e approfondissimo questa relazione, secondo me sarebbe molto più chiaro che cosa possiamo e dobbiamo effettivamente intendere per povertà e quindi anche che cosa dobbiamo fare. Perché il problema è, secondo me, che contro la povertà si fanno un sacco di cose sbagliate. Lo dico in maniera provocatoria, ma lo fanno i governi, ma lo fanno anche le ONG. Allora, l'economia come semplifica il tutto? L'economia non è che ignora le persone entrano nel sistema economico come lavoratori o come consumatori. Quindi l'economia in realtà non è che ignora le persone, ma fa una semplificazione brutalizzante in cui di qua c'è la produzione, le persone entrano nel processo produttivo per produrre merci, le merci vengono immesse sul mercato e le persone, le stesse magari, le consumano. Siamo consumatori o produttori, anzi lavoratori. Nei libri di economia, quella che si insegna purtroppo in tutto il mondo, le persone nei libri di economia sono o lavoratori o forza lavoro, occupati tutto al più, quando non sono disoccupati, oppure sono consumatori. Il ragionamento del rapporto fra persone e merci non c'è. Le persone consumano le merci che si producono o producono le merci perché stanno in un processo produttivo. Qualsiasi può essere produttivo, anche guidare il tram oppure vendere il caffè al bar, tutti i processi produttivi. Sul piano dello sviluppo, la traduzione di questo sul piano dello sviluppo, parliamo di reddito, è che considerando un'economia nel suo complesso, la somma di tutti i redditi è il PIL. L'aumento del PIL storicamente era un obiettivo per ridurre la povertà, che si immaginava, e ancora adesso tutti i capi di Stato dicono che con la crescita poi tutto si risolve, che si immaginava per ridurre la povertà. L'aumento del PIL si chiama crescita. Siccome ne parleremo molto nei prossimi giorni, innanzitutto iniziamo a collegare il PIL alle merci, perché non sto parlando di qualcosa di diverso, il PIL è un paniere di merci. Pensare che i problemi dello sviluppo si risolvono aumentando questo paniere di merci, perché il paniere diventa più grande, cioè c'è la crescita, significa pensare che il problema dello sviluppo è un problema di merci. Abbiamo bisogno di più merci, abbiamo bisogno di più cose da mangiare, più scarpe, più automobili, ma anche più missili ovviamente. Quindi quando uno parla del PIL e della crescita, sta parlando di aumentare questo cumulo di merci che produce l'economia, che moltiplicate per i loro prezzi danno il PIL. Il PIL è la somma di tutti i beni e servizi prodotti moltiplicati per il loro prezzo. Dire che ci vuole più crescita per sconfiggere la povertà o per far superare la crisi dell'Italia significa non abbiamo abbastanza merci, dobbiamo produrne ancora. Non vuol dire nient'altro. E quindi tutto il ragionamento torna a girare e rigirare sul problema di quante merci abbiamo a disposizione e di quante ce ne vogliono ancora. D'accordo? La povertà è mancanza di merci, la crescita è l'aumento delle merci a disposizione. E con la crescita, nelle teorie economiche dominanti, soprattutto in quelle neoliberali, con la crescita è l'unico rimedio sovrano per la povertà. Però quando un'ONG va in un posto e regala le sementi agli agricoltori, fa la stessa cosa. Non pensasse che fa una cosa diversa. Io sono andato a visitare decine di progetti, vi assicuro, e molto spesso purtroppo credo che i nostri amici delle ONG, purtroppo, faccio questa parentesi per non farvi capire quanto queste cose in realtà abbiano una rilevanza pratica, quindi non sono cose accademiche.
Molti amici nelle ONG, molti amici nelle ONG purtroppo sono schiavi di questo ragionamento e non fanno che in piccolo replicare quest'idea. Nel villaggio che cosa manca? Vuoi le zappe? Vuoi le sementi? Vuoi i fertilizzanti? Te le do io. Anche loro stanno pensando che i poveri sono poveri perché non hanno le merci, anche loro stanno pensando che aumentando le merci nel villaggio c'è meno povertà e più sviluppo. Di fatto è così, magari non lo pensano, però è un retropensiero che li fa agire in quel modo. Quindi se uno pensa alle merci, al loro significato, questo ha un'implicazione diretta su tutte le azioni quotidiane che uno fa quando parla di cooperazione. La mia idea, infatti, ve l'anticipo anche qua, poi ne parleremo di più, la mia idea, più che la decrescita, poi vediamo perché sulla decrescita io sono più perplesso, è la demercificazione. E non è l'ennesima ricetta, ho detto, però è la mia idea, nel senso che è, su questo non c'è stato ancora scritto molto, ma è un problema secondo me ancora più serio. Perché non stiamo dicendo voi volete la crescita, noi invece nei villaggi portiamo i prodotti di base veramente che servono, voi volete produrre altre cose. Secondo me il problema è che abbiamo veramente un'eredità culturale sulle spalle che già Marx, lasciatemi citare Marx almeno, già Marx aveva ben identificato. Noi occidentali abbiamo un problema che si chiama, a proposito di Benin, feticismo delle merci. Cioè noi inconsciamente abbiamo una adorazione per le merci, nel senso che consciamente e inconsciamente diamo importanza primaria al ruolo delle merci per il nostro benessere. Associamo la quantità di merci disponibili al benessere, non riusciamo a staccare, diciamo, a scollegare la disponibilità di merci dal nostro benessere.